Vengo dal Ghana, sono ancora nel 2008, sono arrivato che avevo 18 anni. Poi ho cominciato la scuola per la lingua italiana, ho fatto un anno di scuola italiana, cioè per la lingua italiana, e ho cominciato a fare il corso ragioniere scuola serale. Sei contento del messaggio di solidarietà che è arrivato anche da parte dei cittadini qua a Varese? Molto contento, grazie a tutti. Lei vuole essere servito da lui? Lei vuole essere servito da Emanuele? Certo, è il migliore. Grazie. Lei come giudica il gesto che c'è stato lo scorso 11 ottobre? Infame, da vigliacchi, da gente che non ha ragione neanche di stare in Europa. Sono in azienda da 8 anni, ho fatto un po' di negozio, Cantello, Mesinsana, ho fatto Varese 3, Lago Gaiard, e qua sono qua da un mese, mi sono trovato benissimo. Cantello, infatti, ho ancora commenti su Facebook da tutti quelli da Cantello che mi chiamano: "Mano, torni indietro perché ti vogliamo tutti bene". Ragazzi, anche io vi voglio benissimo, mi trovo bene anche qua, giustamente. Prima di raccontare questa storia voglio solo dire una cosa, che non ce l'ho con l'Italia, perché io sono qua da 10 anni, come ho detto, non mi è mai successo una cosa del genere, perché ho visto dei commenti e sembra che sto facendo una cosa, sto dipingendo l'Italia come un paese assiste, cioè io stiamo parlando di una persona che poteva essere, come ho detto, una nera verso una nera, una indiana verso di me, un'italiana, un'americana, quindi non stiamo parlando di Italia, e cerchiamo di capire questa cosa qua. Quindi arriva questa signora e incassa un tutto, non voleva essere servito da me, quindi facendo un po' di casino di qua di là ho deciso di fare chiamare i carabinieri della mia collega Martina, e quando ha sentito che la Martina stava parlando con i carabinieri prima che arrivassero loro, ovviamente prima di fuggire mi ha lanciato le lattine di birra che aveva intenzione di acquistare e cozze sottovuoto che aveva in mano prima di uscire. Cioè, in breve è successo questo. Che cosa hai provato in quel momento? Non te lo so dire, perché era la prima volta, sinceramente non me lo ricordo neanche cosa ho provato. Forse sono rimasto male, forse non riuscivo a capire niente, cioè, non mi ricordo neanche come mi sono sentito, diciamo. Ma tutti quelli che pensano come la signora, io vorrei dire solo una cosa, che non conta il colore ma conta l'educazione. Se io sono educato verso di te, penso che mi merito di essere rispettato anche. Tutti quelli che io non auguro a nessuno, però che la subiscono, dico di essere forte e capire che gente così ci sono. Grazie.